Sauvage, che come abbiamo detto è nato. Si è svolto giovedì 13 ottobre al Teatro Colosseo di Torino la conferenza evento MAT, il 21esimo anniversario degli stage di matematica curati dall'Associazione Subalpina Matesis in collaborazione con Centro Scienza Onlus. All'evento, che ha anticipato la 31esima edizione dei Giovedì Scienza, che prenderà il via a novembre, ha partecipato il noto matematico e divulgatore scientifico Edoardo Sáenz de Cabezón, che ha intrattenuto ragazzi e insegnanti parlando della matematica in modo divertente e coinvolgente. Buenas tardes, soy Eduardo Sáenz. Sono professore di matematica all'Università della Rioja in Spagna e mi occupo della divulgazione della matematica attraverso monologhi scientifici. A me mi pare che studiare matematica è importante per varie cose. Ritengo che la matematica è importante per molti motivi, in particolare per tre cose. A livello scolastico, perché nei primi anni si impara il senso della logica e il pensiero astratto. A livello universitario, perché la matematica può aprire molte prospettive lavorative. Oggigiorno c'è bisogno dei matematici nel mondo dell'impresa, nel mondo della scienza e nel mondo della politica. Infine, il terzo livello. Tutti dovremmo sapere qualcosa di matematica per poter godere appieno la nostra vita, altrimenti potremmo perdere molte cose che la matematica invece può regalarci. A disfrutare alcune delle cose della vita che se non la apriamo non le vamos a perdere. Lo spettacolo al Teatro Colosseo è stata un'occasione unica per parlare divertendosi di congettura, teorema, logica e vita di coppia. Struttura di Weyre y Felan. Bien, y hoy haré en el teatro un monólogo. Nello spettacolo di oggi farò un monologo che parlerà della differenza tra teorema e congettura. Per questo motivo ho portato con me questo ottaedro troncato e quest'altra figura, che è la struttura di Weyl-Phelan. Parlerò infine del rapporto tra logica e la vita di coppia. Sono o non sono compatibili? Non sono compatibili, o sì? L'Associazione Subalpina Matesis di Torino, che ha curato l'evento, è una libera associazione di docenti, discipline matematiche, dell'Università e del Politecnico di Torino, delle scuole medie inferiori e superiori del Piemonte. L'Associazione Subalpina Matesis è una costola nata nel 90, ma in realtà la Matesis è nata a fine 800, fondata da un insegnante del Liceo Cavour, Bettazzi, Rodolfo Bettazzi, tra l'altro zio del vescovo di Ivrea, famoso, e con l'intento di migliorare la qualità dell'insegnamento della matematica, con parole scritte allora ancora valide tutt'oggi. In questo quadro si inserisce questa iniziativa MAT. MAT, che è nata in realtà autonomamente dal Copernico, no, dal Galileo Ferraris, credo, per merito della professoressa Gallino. 21 anni fa ha portato per un giorno alla Mandria, credo 50 studenti, cercando di fare questo modo nuovo e diverso di presentare la matematica. La cosa man mano è cresciuta, a un certo punto è intervenuta l'Associazione Subalpina Matesis per gestire, perché non era facile per le scuole gestire, è intervenuta la Compagnia di San Paolo con finanziamenti sempre più cospicui e adesso, come è stato detto, o come verrà detto, scusate, durante gli interventi, quest'anno si è arrivati a 1600 studenti circa in 4 turni, che è un numero incredibile. L'Associazione Subalpina Matesis Torino cura ormai da anni anche la Festa della Matematica, il Premio Peano e il Premio Fubini.